Ciao amici, quando vedi le star della saga Pirati dei Caraibi, sei talmente stregato dal loro talento e dai loro costumi che le scambi per pirati reali. Eppure, queste star sono innanzitutto umani e subiscono anche loro il tempo che passa. Ecco che fine hanno fatto le star dei Pirati dei Caraibi, sarai scioccato da ciò che è successo a Keira Knightley. Inutile parlarti della carriera fenomenale di Johnny Depp. Tuttavia, bisogna ammettere che deve molto ai Pirati dei Caraibi. Nessuno avrebbe interpretato meglio il ruolo di Jack Sparrow. Tra l'altro, è uno dei ruoli che lo hanno spinto al rango delle star americane che hanno fatto faville in poco tempo. Ma purtroppo il successo si è molto sbiadito dopo l'uscita del quinto capitolo della saga. Dal 2017, l'attore di 59 anni non è stato molto attivo. È vero che non è rimasto con le mani in mano, visto che è ricomparso in più film come London Fields, City of Lies, L'ora della verità, Brothers in Arms oppure Il caso Minamata. Bisogna dire che è stato abbastanza occupato a risolvere i suoi problemi sentimentali, che si sono presto trasformati in battaglia legale monumentale. Infatti, nel 2017, l'attore è portato in tribunale dalla ex moglie, l'attrice Amber Heard, la quale lo ha accusato di violenza domestica, tra le altre cose. L'attore perderà innanzitutto un primo processo e vincerà infine quello del 2022. I suoi fan saranno tuttavia lieti di sapere che lo vedremo prossimamente nel 2023 in Jeanne Dubarry di My Win, in cui Johnny Depp interpreterà Luigi XV. Detto ciò, dal punto di vista fisico, lo preferiamo comunque al naturale, no? Orlando Bloom è diventato un vero e proprio fenomeno da un giorno all'altro dopo aver interpretato Legolas in Il Signore degli Anelli dal 2001 al 2003. Ha poi recitato in Pirati dei Caraibi interpretando Will Turner per lasciare la saga durante il quarto capitolo e tornare nell'ultimo perché voleva dedicarsi ad altri progetti, aveva dichiarato, una decisione di cui si era pentito successivamente. Comunque sia, Orlando non ha fortunatamente perso valore perché ha recitato in altri blockbuster come I Tre Moschettieri, Main Street, L'Uomo del Futuro, Un Tranquillo Weekend di Mistero oppure L'Hobbit. Se vuoi sapere i progetti di cui aveva parlato, è prevalentemente il suo ruolo di papà. Infatti, è diventato papà di un bambino nato nel 2011. Detto ciò, dopo essersi separato dalla mamma, Miranda Kerr, ha collezionato le relazioni casuali prima di fidanzarsi con Katy Perry nel 2016. Si separano e tornano insieme a più riprese e infine rimarranno insieme e avranno una bambina. C'è da credere che sia del genere a non restare mai sulla stessa strada, né nella sua vita privata né nella sua carriera. In ogni caso, questa interruzione gli è costata un po' caro, visto che è riapparso al cinema solo nel 2020 in The Outpost, dove ha interpretato Benjamin D. Kenting. Geoffrey Rush, alias Capitano Hector Barbossa, ha brillato nei 5 film dei Pirati dei Caraibi. Tra le altre cose recita in Tu chiamami Peter, in Munich, e interpreta Lionel Logg, ortofonista del re Giorgio VI in Il discorso del re nel 2010. Vedendo come ha interpretato il ruolo del Capitano Barbossa, non sembrerebbe, ma Geoffrey Rush è un amante della bella vita. Vive a Camberwell, una periferia di Melbourne, e passa il suo tempo ad investire per preservare il patrimonio architettonico della città. Nel 2017 infila di nuovo il suo costume da pirata e recita anche in Final Portrait, L'arte di essere amici, un anno dopo in Storm Bay, Il ragazzo che sapeva volare, e poi scomparirà improvvisamente dagli schermi. Tra l'altro non darà nessuna notizia di lui, ma non preoccuparti, sarà presto di ritorno nel 2023 nel film Raised Eyebrows di Oren Moverman, in cui Geoffrey Rush interpreterà Groucho Marx. Per quelli che non la riconoscono, non è altro che Naomi Harris, l'attrice che ha meravigliosamente interpretato il ruolo della strega Tia Dalma nel secondo e nel terzo capitolo della saga dei Pirati. Un ruolo secondario sicuramente, ma che ha comunque avuto molta influenza sulla sua carriera. Dal 2007 Naomi Harris ha avuto molto da fare, infatti ha recitato in molti film, e questo ogni anno o quasi. L'abbiamo vista nel 2008 in La notte non aspetta, Explicit Hills, l'anno successivo in Morris, A Life with Bells On, Ninja Assassin, Sex and Drugs and Rock and Roll, The First Grader e in My Last Five Girlfriends. Non ha avuto tempo di riposarsi, che ricompariva già nel 2012 in Skyfall. Un anno dopo l'attrice ha recitato in Mandela, La lunga strada verso la libertà, nel 2015 in Southpaw, L'ultima sfida e in Spectre, nel 2016, 2018, 2019 e 2021 in molti altri film di successo, tra i quali lo Spider-Man Universe di Sony, Venom e in No Time to Die. L'attrice riceve nel 2016 molte distinzioni, di cui candidature per il Golden Globe, il BAFTA e l'Oscar della miglior attrice non protagonista. È nominata ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico negli onori del nuovo anno 2017 per i suoi servizi a teatro. In sostanza, non ha lasciato la saga per niente. Detto ciò, non vediamo il tempo che passa su di lei, visto che è ancora più bella di quanto lo fosse all'epoca dei Pirati.
Lui è Mackenzie Crook. Beh, va bene, non lo riconosci, è normale, aspetta. Qui lo riconosci? È lui che detiene il famoso ruolo di Raghetti, il pirata con l'occhio di vetro nei primi 3 capitoli dei Pirati. Oltre a questo bel ruolo, Crook è famoso per aver interpretato Gareth nella versione britannica di The Office e Orel in Il Trono di Spade. Ha anche creato e debuttato nella serie televisiva BBC4 The Detectorist. È comparso in più film di successo, in cui era nettamente più presentabile. Nel 2007 ha recitato in Too Young for Me, un fidanzato per mamma, I Want Candy, l'anno dopo in Three and Out, poi nel 2009 in Amber, Il mistero della città di luce, in Le avventure di Tenten, Il segreto dell'unicorno e in molti altri. Ma nel 2018 più niente. Dopo essere comparso in Ritorno al bosco dei 100 acri, l'attore britannico ha disertato gli schermi del cinema e si ignora la ragione. Tutto ciò che si sa è che vive attualmente con sua moglie e il suo giovane figlio Jude a Muswell Hill, nell'ex casa di Peter Sellers. Per Zoe Saldana non è proprio in Pirati dei Caraibi che ha avuto la consacrazione, ma piuttosto in Avatar e in molti altri blockbuster come Star Trek. Poi integra il gruppo Marvel, interpretando il ruolo di Gamora, comparendo nelle saghe Guardiani della Galassia e Avengers. Nei Pirati dei Caraibi, Zoe Saldana aveva solo un piccolo ruolo, quello di Anna Maria, una pirata di cui la nave era stata rubata da Jack Sparrow. Tutti gli anni che seguiranno questa comparsa saranno anni fruttuosi, visto che si è fatta una reputazione meravigliosa. Tra l'altro, la sua intera carriera è segnata da uscite annue di grandi film. La sua ultima comparsa risale al 2022 in Avatar, La Via dell'Acqua, in cui interpreta Neytiri. Se per molti attori la saga dei pirati è stata una vera e propria consacrazione, per Zoe questo ruolo secondario è stato solo un trampolino di lancio. Detto ciò, dal 2013 è la felice moglie del pittore e scultore italiano Marco Perego, con il quale ha avuto 3 figli, dei gemelli e un ultimo nato nel 2016. Non sappiamo proprio molte cose riguardo l'attore britannico Kevin McNally, se non che ha recitato nei 5 capitoli della saga in cui ha interpretato il famoso ruolo di Josamine Gibbs. Dopo l'ultimo capitolo, l'attore ha fatto solo una comparsa al cinema nel 2019 in Robert Bruce di Richard Gray e in qualche serie di successo come The Crown e Doctor Who, e non ha più fatto parlare di sé. McNally trascorre al giorno d'oggi giorni sereni a Londra, al fianco dell'attrice Phyllis Logan e i loro 2 figli. Forse è già andato in pensione? Sai che colui che ha interpretato il ruolo di Edward Teague, padre di Jack Sparrow, non è altro che il famoso chitarrista del gruppo The Rolling Stones, Keith Richards? Keith Richards ha recitato in 2 capitoli della saga, il terzo e il quarto. Per la cronaca, Johnny Depp si è ispirato a lui per il suo personaggio. È per questo motivo che è Richards ad interpretare Teague Sparrow. Tra l'altro, era lui che avrebbe dovuto interpretare questo ruolo nel secondo capitolo, prima che il progetto venisse annullato. Inutile precisare che il suo settore prediletto sia di più la canzone che il cinema, tuttavia ha recitato in più film prima della sua comparsa nei Pirati, e anche dopo. Lo abbiamo visto nel 2016 nella serie Supernatural stagione 12, in cui interpretava il proprio personaggio. Sembrerebbe che la saga abbia una grande influenza sulle sue scelte personali, visto che ha acquistato una casa nei Caraibi, oltre a una casa a White Plains vicino a New York e un appartamento a New York, così come una casa nel Regno Unito, e senza dubbio l'effetto Pirati dei Caraibi. Davy Jones è senza dubbio uno dei ruoli più commoventi della saga. Questo pirata maledetto da Calypso, la dea dell'oceano, che passa il tempo a distruggere le navi che incrociano la sua strada e ad assoggettare in eterno i superstiti che si sottomettono a lui. Può sembrarti mostruoso, ma in realtà somiglia a questo. Eh sì, si tratta di Bill Nighy. La sua fama da ottimo attore precede il suo nome, visto che lo vediamo nei più grandi progetti cinematografici. Invece, lo abbiamo visto solo in 2 capitoli della saga dei Pirati. È grazie a questo ruolo che aumenta la sua notorietà da personaggio cattivo. Nel 2009 lo ritroviamo nella commedia I Love Radio Rock, in cui incarna il ruolo di un capo di radio pirata che emette da una nave al largo della costa inglese. Lo ritroviamo nel 2010 in Harry Potter e i Doni della Morte, in Wild Target oppure in Indian Palace, Questione di Tempo e molti altri progetti. È stato anche consacrato miglior attore per un ruolo secondario dallo Utah Film Critics Association. Al giorno d'oggi ha 72 anni, sempre fresco e pimpante. Ian McShane, alias Edward Teach o Barbanera, ha interpretato questo ruolo in Pirati dei Caraibi, La Fonte della Giovinezza, un ruolo che gli ha consentito di prendere dei ruoli molto seri in altri film e serie famose. Citiamo Il Trono di Spade, Hercules, Il Guerriero John Wick oppure Desert Gun. La sua ultima comparsa risale al 2020, in cui ha recitato in Law and Order Unità Vittime Speciali. L'attore di 79 anni ritornerà nel 2023 in John Wick Capitolo 4, sempre con il suo famoso ruolo di Winston. In ogni caso, sembra più giovane che nella saga del 2011.
Keira Knightley è un'attrice molto apprezzata, specialmente per i suoi talenti eccezionali e la sua grande sensibilità. Con tonnellate di film e di premi al suo attivo, le doti dell'attrice non si discutono. Dalla sua prima comparsa nella saga nel 2003, l'attrice ha avuto una carriera fiorente, specialmente nei film storici, in cui ha interpretato magistralmente dei ruoli molto famosi, come in Orgoglio e Pregiudizio, Anna Karenina, The Duchess e molti altri. Il ruolo nei Pirati è stato quindi solo un trampolino di lancio per una carriera molto brillante, ma colei che interpreta Elizabeth Swann nella saga ha avuto da allora una vera discesa agli inferi, avendo depressioni a ripetizione e vivendo dei parti e dei postpartum piuttosto difficili. Non preoccuparti, la mamma di Eddie e di Delilah, che ha avuto con il musicista James Wrighton, si sente al giorno d'oggi molto meglio. Ora dici, come trovi le star dei Pirati dei Caraibi anni dopo l'uscita della saga? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!